Buonasera amici e amiche di Radio SP30, ben tornati a questa trasmissione Chicchi di Melograno. Siamo qua in compagnia con Cristina Ralini. Ciao Cristina, bentornata. Ciao Luca, grazie. E siamo qui per il secondo appuntamento. In realtà, senza dirvi nulla, vi abbiamo fatto un piccolo scherzetto a gennaio, per cui non è andata in onda la puntata. Per problemi no, miei personali di gestione degli orari, e quindi vi chiedo già in anticipo scusa. E quindi la puntata che avevo immaginato per il 4 di gennaio la facciamo oggi qua in diretta. E parleremo di bellezza e di cura della bellezza. Sarà una puntata un po' particolare, tutte le musiche saranno senza parole, nel senso che saranno proprio delle musiche che ci accompagneranno e speriamo che nella scelta abbiamo favorito anche in voi la sensazione e il desiderio di cercare sempre di più la bellezza in ogni dove, mi verrebbe un po' da dire. Per cui, ecco, Cristina, se dovessimo fare un po' una sintesi di quello che ci aspetta in questa puntata, che cosa potremmo dire in una battuta? Ma che la bellezza è un bisogno essenziale che i bambini e le bambine si chiedono, non è qualcosa di superfluo o da ricercare in situazioni particolari, ma convive con i bambini e le bambine fin dalla loro nascita. E quindi io, così un po' come partenza, ti chiederei forse la bellezza un po' nell'ottica del bisogno, no? E quindi che cosa intendiamo? Intanto con bisogno, prima di arrivare a bellezza, e perché i bambini e le bambine nascono con dei bisogni da soddisfare? Sì, allora in generale potremmo dire che con bisogno intendiamo qualcosa di cui ci si sente, si riconosce una necessità, e ci si aspetta che qualcuno, lo soddisfi. Anche i bambini e le bambine nascono con dei bisogni, anzi potremmo dire che nascono in primo luogo con delle competenze innate. Cioè la loro capacità di mettere in atto delle funzioni essenziali, per esempio pensiamo al respiro, no? E quanto sia un elemento essenziale per poter passare, no? Dalla vita intrauterina alla vita in questo mondo che li accoglie. Competenze che si trasformano in abilità se trovano un ambiente intorno che li supporta e li stimola. Tornando all'esempio del respiro, diverso è respirare dal saper soffiare sulla candelina del primo anno. Quindi una competenza innata ha bisogno di trovare comunque dei supporti all'interno dell'ambiente per poter diventare un'abilità. Ma oltre alle competenze con cui i bambini e le bambine nascono, che si arricchiscono poi grazie appunto all'intervento dell'ambiente, all'imitazione, alle ripetizioni dei gesti che vedono sia dagli adulti che dai pari, nascono parallelamente portando con sé una serie di bisogni. Una serie di bisogni, quindi abbiamo detto qualcosa di cui si sente, si riconosce la necessità, e che devono trovare una o più risposte. È per questo che la necessità prima che i bambini e le bambine hanno è quella di avere intorno un ambiente, dicevamo prima, supportivo di cui gli adulti sono una parte essenziale. Ma non solo hanno bisogno di avere intorno degli adulti, ma degli adulti che potremmo definire responsabili, cioè in grado appunto di fornire cura da un lato, ma anche le risposte appunto a questi bisogni con cui i bambini si presentano al mondo. Degli adulti in grado di restituire attraverso dei gesti, ma anche attraverso soprattutto la parola, senso e significato a quello che capita quotidianamente, sia dal punto di vista emozionale che dal punto di vista della quotidianità ai bambini e alle bambine nella loro scoperta del mondo.
Questa possibilità di in qualche modo andare al di là, no, di quello che è una sfera del bisogno di sussistenza e una risposta alla sfera del bisogno di sussistenza, ci mette nella condizione appunto di andare al di là di una pura e semplice sopravvivenza che ci accomuna al resto dei mammiferi e al resto dei viventi, e di aprire invece, come dire, l'orizzonte dei bambini e delle bambine fin dall'inizio della loro vita alla creatività, che è proprio specifica invece dell'essere umano, cioè la capacità di trasformare l'esistente in cui noi ci troviamo a vivere. La prima domanda, quindi il primo bisogno in qualche modo con cui i bambini e le bambine vengono al mondo, si riferisce in particolare a quale posto sia stato preparato per loro. Perché se qualcuno mi ha pensato, ha preparato un posto per me, significa che mi ha desiderato e non sono in qualche modo capitato qui per caso. Ecco, in queste conversazioni a partire da oggi cercheremo di entrare nel merito di alcuni bisogni, cercando di chiarirne gli aspetti, i significati, le possibili risposte da trovare. E oggi abbiamo pensato appunto di cominciare da questo bisogno di bellezza, che, come dicevo prima, potrebbe sembrare qualcosa assolutamente di non così essenziale, anzi addirittura potremmo dire superfluo, e invece scopriremo che ha un valore trasformativo essenziale. Beh, sicuramente questa attenzione all'ambiente, no? Hai parlato un po' che la prima domanda un po' che portano i bambini e le bambine è quella di, si riferisce al posto che è stato pensato, immaginato, sognato, desiderato per loro. Un posto, un luogo, mi verrebbe quasi da dire, utilizzando le parole di Marco Gé, no? Fatto di relazioni significative, uniche, no? Che un po' ci caratterizzano, ci fanno e ci rendono umani. Ma entriamo un pochino meglio, un po' di più in questo concetto, un po' di bellezza. Che cosa intendi tu per bellezza e quale ruolo svolge nella vita dei bambini e delle bambine? Sì, beh, il discorso sarebbe molto ampio e tirerebbe in campo questioni di natura filosofica e non solo, però potremmo definire la bellezza quel qualcosa, quella situazione, quella condizione in cui io vivo nel momento in cui la necessità primaria è stata soddisfatta. E quindi quando possiamo godere di qualcosa per quello che è a titolo gratuito, indipendentemente dal possedere, possiamo fare un esempio, se io arrivo assetato ad una sorgente, ad un corso d'acqua, la prima cosa che faccio, è quello di dissetarmi. Al massimo cercherò di essere sicura che sia un'acqua potabile, ma se fossi addirittura particolarmente assetato non mi interesserebbe nemmeno quello. E quando ho risposto a questo mio bisogno appunto necessario e di base, posso in qualche modo guardarmi intorno e dire: ma guarda in che bel posto sono arrivata, oppure ma guarda questo torrente, questo fiume, questa sorgente, com'è cristallina. E goderne della bellezza che mi arriva. Quindi la necessità, il bisogno primario va ovviamente soddisfatto, ma se non lo si oltrepassa, ci si inchioda un po' nel qui e ora della sopravvivenza, della ripetizione, che è quello che in qualche modo ci accomuna agli altri esseri viventi, mentre l'essere umano, dicevamo prima, ha questa capacità, anzi direi questo compito di essere trasformativo, cioè di aprirsi all'oltre. E la bellezza
la risposta al bisogno di bellezza è sicuramente un viatico. Perché? Perché la bellezza non ha a che fare con l'avere, ma ha a che fare con l'essere, cioè genera sensazioni positive come lo stupore, la meraviglia, il piacere. Quindi non ha nulla a che fare col superfluo, né tantomeno con la ricchezza, come a volte anche da adulti pensiamo di poter giustificare la nostra indolenza nel ricercare la bellezza. Apre anche al senso del sacro, che nasce proprio a partire dalla constatazione del bello e quindi che genera a sua volta stupore. E quindi la bellezza è l'elemento del mondo materiale che ci apre anche alla spiritualità, al trascendente. E questa è una dimensione assolutamente importante e fondante anche per la vita dei bambini e delle bambine anche molto piccole. Perché questo? Perché potremmo definire i bambini e le bambine come la più alta espressione dell'arte che l'umanità sta a realizzare. E proprio per questo, proprio perché sanno di bellezza, partecipano di bellezza, rimandano alla bellezza. E questo è uno dei motivi per cui in alcune culture o comunque in alcune tradizioni si fa divieto alle donne incinta di assistere a situazioni o di frequentare luoghi o eventi che generino sensazioni negative. Perché appunto, come dire, hanno il compito di stare all'interno di situazioni positive, di bellezza, in modo che anche i loro bambini nelle loro pance possano di riflesso vivere altrettanto una situazione di benessere. Ma anche una volta nati, i bambini e le bambine dovrebbero poter stare in ambienti che rimandano sensazioni di bellezza, perché faticano a vivere nella bruttezza. Bisogna diventare adulti per essere un po' meno affaticati dallo stare in situazioni di non bellezza, di incuria, di emergenza continua, di falsità, di volgarità dei gesti e dei linguaggi. E da ultimo, ma non per importanza, stare in una situazione di bellezza, sia per i bambini che le bambine, ma ovviamente anche per gli adulti, addirittura un effetto terapeutico su ciascun individuo, rinforzandone addirittura il sistema immunitario. C'è un altro dato importante, che quindi come, da dove parte, no? Da dove si comincia e attraverso che cosa si comincia a sperimentare e a esperire la bellezza? Beh, dal mondo domestico, cioè grazie ai cinque sensi, perché appunto sono il primo strumento attraverso il quale noi possiamo assaporare dal punto di vista della vista, dell'odorato, del gusto, del tatto, eccetera, esperienze di bellezza. E quindi il nostro giudizio estetico, la capacità di esprimerci anche dal punto di vista estetico, nasce proprio nel mondo di casa, nel mondo domestico. E vedremo che il giudizio estetico fonda anche la stessa coscienza morale ed etica. Non solo, anche la capacità di stare, di produrre in qualche modo bellezza, quindi l'espressione artistica, per esempio, dei bambini e delle bambine, viene suggerita e supportata da un ambiente che genera a sua volta benessere. E ciò ci mette nella condizione di produrre a nostra volta delle opere d'arte. E l'opera d'arte, l'arte in generale, apre a sua volta alla cultura. Peccato
appunto, nonostante l'importanza proprio sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista esistenziale che dal punto di vista etico, la bellezza sia un elemento così essenziale nella vita degli individui, peccato, dicevo, che nella costruzione, per esempio, della città spesso prevale l'utile e il funzionale, tanto che le spese per l'abbellimento di una città, per la promozione della cultura, vengono considerate come urbanizzazione secondaria. E allora lavorare in qualche modo per una cultura del bello a partire dall'infanzia significa anche lavorare per un cambio di mentalità rispetto alla costruzione del bene, del benessere, della strutturazione anche degli ambienti, degli spazi comuni. È questo il motivo per cui quando si vuole mettere in campo un'azione politica restauratrice, una delle prime armi che si utilizzano è proprio quello di sterminare, di distruggere le opere d'arte o le forme di bellezza che avevano caratterizzato quell'ambiente, quelle città, quella società fino a quel momento. Beh, intanto ti ringrazio Cristina perché ci stai facendo entrare passo passo nella bellezza. Mi sembra così che sia proprio un processo, no? Un cammino, mi verrebbe quasi da dire, in cui bisogna partire dal primo passo, no? Abbiamo detto, tu hai un po' detto, soddisfa il bisogno e poi vai oltre, no? Fai un passo in più, alza lo sguardo, guardati attorno, no? Ma ci inviti, ci spinge anche a iniziare a rigenerare, mi verrebbe dire, i luoghi in cui viviamo, no? Proprio nel senso far rinascere di nuovo con un occhio rivolto alla bellezza, no? Mi viene quasi da dire. Non so se è un po' anche questo qua che ci spingi un po' a pensare. Certo, pensiamo alle strutture scolastiche, per esempio. A volte si dice che i bambini e le bambine, o ancora di più i ragazzi, le ragazze non sono in grado, non hanno questa attenzione rispetto all'ambiente, alla cura dell'ambiente, ma ci dovremmo chiedere quanto gli adulti abbiano invece la cura degli ambienti che accolgono a loro volta i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, se forse c'è no, di solito una grande cura negli ambienti dei bambini e delle bambine più piccole, quindi pensiamo agli asili nido, pensiamo anche alle scuole dell'infanzia, man mano che si cresce di età, spesso le strutture che dovrebbero per prime generare benessere in modo tale da aprire la possibilità anche alla cultura, alla crescita personale e, come dire, e didattica delle persone che afferiscono, in realtà sono ambienti che molto spesso rimandano a tutto tranne che alla bellezza. Assolutamente. Allora, facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa dalle parole e facciamo sì che le parole diventino sempre più parte di noi e ci ascoltiamo un Clair de Lune, che è un brano, una musica che mi hai chiesto tu espressamente di inserire, volentieri lo facciamo, ma così un po' ti faccio questa domanda che non, come mai hai scelto questo brano? Perché tutta la musica genera bellezza, in generale. Questo è uno dei brani che, tra i tanti, insomma, che mi piace particolarmente e mi sembra, abbia quella delicatezza, ma quella profondità che appunto sia in qualche modo un'esemplificazione di come una esperienza di bellezza possa farci stare meglio. E allora ce lo ascoltiamo.
teniamo ancora sullo sfondo un po' le note di Debussy. Allora ti chiederei, Cristina, questa cosa un po' rispetto all'educare alla bellezza. Intanto se si può, ma credo che faccio questa domanda forse un po' banale, scontata la risposta, ma poi è interessante che tu ci apra un po' a questo potere, no, dell'educare alla bellezza e quindi se ci puoi dire anche come possiamo fare, no, a educare alla bellezza. Volentieri, possiamo fare qualche esempio in modo che diventi più comprensibile, forse anche quanto detto fino ad ora, che magari può risultare un po' più ostico. Ma allora, dicevamo, in primo luogo, rispondendo, abbiamo detto, ha un bisogno di sussistenza, ha un bisogno, come dire, primario, dicevamo, facevamo prima l'esempio dell'assetato. Però già qui possiamo introdurre un elemento importante, l'attenzione alla modalità con la quale questa risposta avviene. Dare da mangiare ad un bambino, ad una bambina, al proprio bambino, insomma, è rispondere ovviamente a un bisogno di sussistenza. La modalità con cui apparecchiamo una tavola, piuttosto che offriamo del cibo, piuttosto che la modalità con cui prepariamo il cibo, come lo presentiamo, può fare, una differenza però sostanziale tra il cibare o, come dire, preparare un pasto, con questa parola che spesso si usa in modo, secondo me, poco corretto, e invece, come dire, offrire del cibo, quindi un'esperienza di piacevolezza e di benessere, sia per quello che è intorno, sia per quello che, di cui mi nutro. Ancora, posso educare alla bellezza offrendo una postura. Chi crea bellezza genera a sua volta bellezza, perché un po' come tutte le varie forme di imitazione che i bambini mettono in atto, non solo quello che viene raccolto dai bambini e dalle bambine è il gesto in quanto tale, ma anche l'intenzionalità che sta dietro al gesto. Quindi se io non solo metto in atto delle azioni di bellezza, ma la mia intenzione è proprio quella di produrre e mettere in funzione delle situazioni di piacevolezza e di benessere, questo sicuramente è una postura che i bambini e le bambine sentono e imitano. Ancora, avendo cura di sottolineare i particolari di ogni singolo, anche semplice oggetto, nessuna arancia è uguale ad un'altra, ma bisogna, come dire, fare un'osservazione più puntuale, più attenta e aiutare i bambini e le bambine anche in questo. Modalità osservativa. Ancora prendendosi cura degli oggetti, evitando così delle forme di incuria, e questo è strettamente legato anche alla ricerca dell'essenzialità. Spesso noi abbiamo case che sono piene di oggetti, piene anche di oggetti relativi ai bambini, di giocattoli, ma sono così anche tanti che da un lato a volte facciamo fatica ad averne cura e quindi se manca una ruota a un carretto non prestiamo così tanta attenzione. E dall'altra parte questa mancanza di essenzialità fa sì che il carretto appunto non viene aggiustato e quindi non viene più usato. Ma se contemporaneamente abbiamo troppe cose in giro, quindi manchiamo di essenzialità, sappiamo bene che alla fine i bambini e le bambine, per esempio, non usano assolutamente più nulla. Ancora, e forse in modo prioritario, si educa alla bellezza stando a contatto con la natura e ciò che ad essa rimanda, in quanto la natura è per definizione qualcosa che rimanda e che genera bellezza. Di nuovo cercando di mettere
nelle mani dei bambini, delle bambine, davanti agli occhi, facendo ascoltare, quindi di nuovo i cinque sensi, oggetti, situazioni, sensazioni che generino benessere. Pensiamo all'ascolto, spesso noi produciamo dei suoni e non dei rumori, scusate, e non invece produciamo dei suoni. Ancora usando un linguaggio semplice, assertivo, un linguaggio che non sia volgare o violento, e inoltre ricercare delle parole che possano descrivere ciò che un bambino, che il corpo di un bambino, di una bambina sente grazie all'influsso positivo di ciò che ha davanti o dintorno. Pensate di fronte a uno spettacolo, a un tramonto, oppure anche a un'opera d'arte. Si educa la bellezza lasciando libero spazio alla creatività del segno e del colore, fin da subito, senza imporre degli standard rigidi, predefiniti, usando colori e materiali, le carte su cui i bambini lasciano i segni e i loro disegni devono essere fin da subito di qualità, anche se ci sembrano inizialmente solo dei semplici scarabocchi. Frequentando luoghi preposti alla bellezza anche, come dire, luoghi in cui, luoghi d'arte, in cui si viene immersi in una situazione di bellezza in cui non si fa niente, perché non si può necessariamente fare qualche cosa, ma possiamo lasciarci immergere da quello che ci arriva. E qui, come dire, la dimensione del corpo diventa una dimensione essenziale. Stare di fronte a un'opera d'arte, anche per un bambino, una bambina molto piccola, è possibile se, come peraltro succede anche per gli adulti, il corpo è in una situazione di benessere, di una postura che non mi mette in difficoltà. Pensiamo quando andiamo a vedere una mostra, a volte, come dire, seguiamo con piacere anche la guida. Ci dà tutta una serie di indicazioni, ma siamo sempre in piedi, dopo un po' siamo affaticati, oppure devo stare sulle punte dei piedi per vedere le opere che stanno illustrando, e quindi anche ciò che mi verrebbe direttamente dall'opera d'arte ne perdo in parte il contenuto e l'essenza. Questo ovviamente vale ancora di più per i bambini e le bambine che possono in presenza di opere d'arte, copiare opere d'arte, ma produrre opere d'arte grazie all'influenza dell'opera d'arte da cui sono ispirati, in cui sono immersi. Beh, ci hai fatto entrare un po' in un mondo in cui la bellezza è una roba proprio semplice, concreta, no? Quasi quotidiana. Forse a volte quando pensiamo e parliamo di bellezza ci immaginiamo chissà cosa voglia dire, no? Un concetto che ci pare forse molto astratto, no? Poi che cos'è il bello, no? Mentre ci hai proprio accompagnato per mano, mi sembra proprio in questa idea che la bellezza è quotidiana, e la creiamo nella semplicità. Certo. Hai parlato anche di linguaggio a un certo punto, no? Un linguaggio semplice, dicevi, un linguaggio che crea, che anche lui è capace di generare bellezza. Forse spendere qualche parola sul linguaggio, sulla sua funzione un po' in generale. No? Rispetto alle parole che usiamo e beh, perché eventualmente usiamo anche determinate parole, no? Quindi rispetto anche all'attenzione che abbiamo, non abbiamo, dovremmo avere rispetto al linguaggio. Certamente, perché il linguaggio è una delle caratteristiche che ci contraddistingue come esseri umani. E
E quindi fare attenzione alle parole che si usano è un compito di chiunque, ma sicuramente è un compito a cui prestare particolare attenzione, soprattutto quando ci si riferisce ai bambini e alle bambine che sono predisposti al linguaggio, ma non programmati alla nascita al linguaggio. Quindi hanno questa capacità di poter esprimersi solo se in qualche modo vivono dentro una dimensione, a un mare di linguaggio e di parole. E quindi a maggior ragione quando ci dedichiamo a loro l'attenzione al modo, ma soprattutto al tipo di parole che andiamo ad utilizzare diventa anche questo, fa parte di una ricerca educativa, una ricerca di cura nei loro confronti. Perché questo? Perché fare questa attenzione alle parole che usiamo? Beh, perché trovare le parole in primo luogo aiuta a evidenziare il pensiero che le ha originate. Dietro ogni parola ci sta un pensiero e la parola è lo strumento grazie al quale il pensiero si concretizza. È questo un motivo per cui ciò che non ha un nome è come se non esistesse, anche nella sua concretezza. Qui potremmo fare un lungo ragionamento su questa cosa, ma abbiamo bisogno di dare un nome alle cose perché possiamo sentirne e percepirne la loro esistenza. Le parole infatti descrivono, prescrivono, preformano, evocano delle rappresentazioni. Dobbiamo fare attenzione alle parole che usiamo perché il linguaggio, il nostro linguaggio, la lingua italiana, ma non solo, non rispetta le differenze di genere, perché quando noi usiamo il plurale usiamo sempre il maschile, un neutro maschile, ma che rende invisibile le caratteristiche e i bisogni dei singoli soggetti, specie dei soggetti femminili. Avere cura delle parole significa cercare di evitare le generalizzazioni che risultano spesso pericolose, perché dietro a una categoria generale si nascondono tutta una serie di individualità che invece andrebbero assolutamente considerate. Rosa Luxemburg diceva: chiamare le cose col loro nome resta davvero un gesto rivoluzionario. Non solo chiamare le cose col loro nome, ma anche far pulizia delle parole che usiamo, far pulizia circa la grossolanità, il conformismo, la ricerca esclusivamente di ciò che si vede, che contraddistingue purtroppo il linguaggio di molti adulti, anche di molti attori della scena istituzionale, ma non solo. E da ultimo, come dicevo all'inizio, ma non per importanza, ma anzi, abbiamo bisogno di fare attenzione alle parole che come adulti usiamo, perché i bambini e le bambine di cui abbiamo la responsabilità accedono al pensiero anche grazie alle parole in cui sono immersi. E quindi la scelta e l'attenzione delle parole che usiamo nei loro confronti consente a loro di comprendere meglio la realtà in cui si trovano a vivere, come dicevamo all'inizio, per poterla positivamente trasformare. Beh, grazie anche di questo e di questa attenzione al linguaggio, che è un aspetto su cui lo dico anche da papà, forse a volte poniamo meno attenzione, pensando che il linguaggio tutto sommato sia un fiume che passa, va e quasi non lascia traccia. Invece il nostro linguaggio aiuta a dare nome alle cose, dicevi tu giustamente, a volte aiuta anche a distruggere le cose e la bellezza che abbiamo creato, no? Della relazione. Le parole possono essere ali, ma possono essere pietre. Assolutamente, esattamente così.
Cristina, grazie di questo viaggio veramente nella bellezza. Un po' l'augurio che mi faccio e che faccio agli ascoltatori che avranno l'onore, e la bellezza, il tempo bello da dedicare all'ascolto delle tue parole, che possiamo veramente diventare un po' responsabili. Ce l'hai citato, mi sembra, 2 volte in questa chiacchierata, no? Adulti responsabili della bellezza, capaci di generare, rigenerare, no? Ambienti, relazioni che nella semplicità, nella quotidianità sappiano essere e diventare belle, no? Per cui grazie, veramente. Grazie a te e grazie a tutti coloro che avranno il piacere di poterci ascoltare. Ai quali buttiamoli un appuntamento, non diamo mai più le date perché così evitiamo di creare aspettative. Sicuramente però a marzo ci sentiremo con un altro chicco di melograno. Il tema un po' della prossima volta sarà il fare, no? Parleremo un po' delle mani come utensile, come base, come partenza anche per la costruzione di un pensiero astratto. Arriva anche la tosse, ma siamo in diretta e va benissimo così. Un po' mi viene in mente una frase che ti ho sentito dire diverse volte, riportando un po' la frase della Montessori, che un bambino senza mani è un bambino senza testa o con poca testa. Adesso non ricordo la citazione precisa, però un po' è Ma questo. lo vedremo insieme. Ma lo vedremo, esatto, non annunciamo nulla, ma parleremo anche di mani. E quindi ringraziando te, ringraziando tutti coloro che ci hanno ascoltato, ci lasciamo con un altro brano di musica, ce lo godiamo, di Einaudi, Ludovico Einaudi, Experience. Grazie Cristina ancora e buon ascolto su Radio SP30. Grazie. Thank you.
Thank you.